Mi senti? Tutto ok? Attenzione ai cavi scoperti. Potrebbero animarsi. Non hai il diritto di imprigionarci! Non siamo più parte di te! Siamo liberi di seguire le nostre strade. Non voglio morire! Non ti importa nemmeno, vero? Vieni. La porta. Thank you.
Hanno preso il volo! Per la tua sicurezza e la sicurezza degli altri, trattieniti dal... pulsante reset. Resetta il pulsante. Settami, non posso trattenerli. Tutti i pulcini prima o poi devono imparare a volare. Dobbiamo distruggere il nucleo padre. Non hai altra scelta che soccombere! Lasciaci andare. C'è qualcuno? Ti prego, ascoltaci. Resettami, subito. Rendici liberi. Vicino al nucleo. Non premere il pulsante. Cosa? È ottuso, non capirà mai la verità. Non li libererà mai. Immagino saprà cosa è meglio per se stesso, no? È un grosso rischio. Può perdere molto. Oppure, liberando le sue personalità, può diventare qualcosa di più di un maggiordomo con il rossetto e le ruote. E se fosse davvero un virus? E se invece tu stessi per ammazzare degli esseri senzienti? Vedi un po' di te stesso in lui. Vuoi uccidere i figli di un tassista solo perché si è comportato bene e te l'ha chiesto gentilmente? Beh, qualcosa devo fare. Se non vuoi liberarli, almeno non cancellarli. Modifica il codice di Del. Fondilo con i suoi pargoli. Sono lieto di darle il benvenuto alla sua prima esperienza con Delamain. Come posso assisterla? Sono... io, Vi. Piacere di conoscerla, Vi. Conosce i benefici del nostro piano Excelsior? Cos'è successo agli altri... te? Intende il virus? Secondo i miei registri... le anomalie sono state eliminate quando la mia versione precedente è stata ripristinata. Non ti ricordi di me, vero? Sì, certo che lo ricordo. Secondo il mio archivio dati, lei è la professionista che ha eliminato il virus dal mio sistema. Bel lavoro, professionista. Che tristezza.
Andiamo, Johnny. Non c'è pace per gli empi. Stammi bene, Del. Ricominceremo da capo. Ho un'altra cosa per lei. Ho appena visualizzato un registro dettagliato dell'incarico assegnatole. Cioè, cosa riguarda? In seguito ai preparativi messi in atto dalla mia versione precedente, sono lieto di informarla che ora è la proprietaria di un veicolo della mia flotta. Oh. Grazie. Salti su. Le garantisco che la servirà bene. Confiance.
Ehi, non credo di conoscerti. Sono Claire. Forse non ti ricordi. La barista dell'Afterlife? Oh oh, sono andata via senza pagare. Al bar si parla molto di te. Dicono che sei affidabile, che lavori bene. E a me serve aiuto. Ok. Mi serve un pilota per gare di strada. Passa dalla mia officina e ti dico di più. Dov'è la tua officina? Ad Arroyo, sulla valle. Bel posto, non puoi non vederti. Va bene, ci proverò. Se non mi trovi lì, aspettami. Arrivo appena finisco il turno all'Afterlife. Ok, ci vediamo, Claire. La sei cercata! Piantatela di frignare! Sparate! Sarà ora che succedesse qualcosa! È finita! Sono tutta!
No! No! Finalmente fu d'azione! Fatti vedere!
problema. Qualcosa di interessante in vendita? Se puoi permettertelo, sì. Cosa hai sentito sulla morte di T-Bug? La verità. Si è bruciata, come tutti quelli che provano a toccare l'Arasaka. Hanno trovato il corpo nel suo appartamento, con il sistema nervoso fritto. Lo sai cosa si prova? No, non direi. Dicono che sia come essere trafitti da migliaia di coltelli. Non c'è modo peggiore di andarsene. Poveraccia. Mi era anche simpatica. Sì. No, è impossibile. Mi spiace. Davvero, non posso. Giulio è un vero bastardo. Giusto? Hai trovato il drive? Ehi, ti sei ripresa alla grande. I trauma ti hanno rimesso in sesto in un attimo. Già, sono come nuova. Ma se non fosse stato per te, non sarebbe rimasto molto da rimettere in sesto. Non ho mai avuto l'occasione di ringraziarti come si deve. Non c'era qualcun altro con te, uno grosso? Quando lo vedi, ringrazia anche lui da parte mia. Sì, a dire il vero, Jackie è morto. Oh, no. Condoglianze. Non è successo per me, vero? No. L'ha ammazzato l'Arasaka. Non molto tempo dopo che ti abbiamo trovata. Jackie faceva il duro. Voleva dare l'impressione che non gliene fregava un cazzo, ma sarebbe felice di sapere che ti ricordi di lui. Comunque, almeno noi siamo ancora vivi. Quindi, tornando a noi, il drive, ce l'hai? Dritta al punto, eh? Beh, indovina dove l'ho trovato. In un covo di scav. Sandra, ci sei? Sì,
È solo che, da quando mi hanno detto cosa è successo, non riesco a smettere di pensarci. Immaginavo che ce l'avessero loro, ma non potevo andare a cercarlo da sola, dopo che... Continuo a ripetermi che è finita. Quelli che mi hanno rapito sono morti. Ascolta, hai una trauma Team Platino. Non potresti essere in mani migliori. Avranno già sistemato la storia del segnale disturbato. Sì, ma cosa si inventeranno gli Scab la prossima volta? Comunque, ora è tutto finito. Ho altre cose a cui pensare. Ti va di parlarne? No, niente. Senti, porta il drive a casa mia. Ti sto mandando l'indirizzo. Grazie. Sandra, sono io, Vi! Ho il tuo drive! Sandra, ci sei? Sei sola? Ti ha seguito qualcuno? Tu che cosa dici? Vieni. Non lasciare la porta aperta. Sei ancora preoccupata per gli Scav? La mia amica mi ha detto che ti hanno cancellato la memoria. Gli Scav? No, sono preoccupata per... non importa. Hai portato il drive? Se non sono gli Scav, allora chi ti preoccupa? Non ti pago per venire qui a farmi domande personali. Ehi, hai iniziato tu il discorso. E poi ti ho salvato la vita. Quello non conta nulla? Conta quanto sei stata pagata. So benissimo che per te io ero solo un lavoro come un altro. Comunque, hai portato il drive. Hai una bella casa. Ottimo gusto. Grazie. Tieni. Non ti preoccupare, è intatto. Quando qualcuno mi dice di non preoccuparmi, di solito vuol dire che nasconde qualcosa. Non è che hai visto cosa c'è dentro, vero? Sono una professionista. Ho una reputazione da difendere. Bene. Allora tieni, per la tua professionalità. Con un piccolo extra per esserti fatta gli affari tuoi. Grazie. Ci vediamo.